siamo davanti a Equitalia per protestare contro quello che è un ladrocino di Stato, una vera operazione di strozzinaggio contro la povera gente, contro i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, i cassi integrati, i precari, i piccoli artigiani, che sono le vere vittime di Equitalia. Qui la lotta all'evasione non c'entra, qui si colpisce la povera gente nel momento in cui il governo per l'appunto lancia, sta discutendo di un nuovo condono fiscale. Una vergogna. Questo è il primo appuntamento, noi cercheremo di dare vita a manifestazioni continue davanti a Equitalia per dare una risposta e una necessità di mobilitazione sociale contro questo ladrocinio. È una prima iniziativa che è dentro il percorso di preparazione della manifestazione del 15 ottobre, una grande manifestazione nazionale per dire a padroni, governo, banchieri e speculatori, noi la crisi non la paghiamo, l'avete provocata voi, pagatevi la vostra crisi e siamo pronti con tutti gli inviati d'Europa a scendere in piazza. Popoli d'Europa sollevati.